Assessore, all'inizio di questa settimana, insomma, dopo il sisma, qual è la situazione all'interno dei campi allestiti dalla Regione Abruzzo? Siamo ad Accumuli, io fra breve partirò per Accumuli per vedere come è stato allestito il secondo campo, in località fonte del campo abbiamo allestito un secondo campo, complessivamente riusciamo ad ospitare circa 350 sfollati, una capacità di 350 posti letto ad esclusione dei posti per i nostri volontari. Siamo lì con un centinaio di volontari, con l'intera colonna mobile che insomma consta di due cucine da campo. Abbiamo nel primo giorno, i primi due giorni, fornito qualcosa come 900 pasti fra giorno e sera, e 5 gruppi servizi igienici, di cui uno abilitato per portatori di handicap, 3 gruppi docce, 3 gruppi elettrogeni, 2 torri faro, una unità operativa che funge proprio da sala operativa mobile, una unità logistica, un container in cui ci sono tutte le attrezzature per l'attività amministrativa, e 2 mezzi come un bobcat e una terra gommata per rendere operative nel più breve tempo possibile i campi. Assessore, come proseguirà l'impegno della Regione? Beh, intanto per ora stiamo continuando questa attività dell'alloggiamento delle persone e credo che per la prossima settimana si intensificherà l'impegno su questa attività. Dall'altra settimana invece cominceremo con tutte quelle attività collaterali. Abbiamo avuto a tal riguardo già la disponibilità di alcuni settori professionali importanti come i psicologi. Oggi ho ricevuto la telefonata del presidente del CONI, di tutto ciò che riguarda la vita di comunità, che ovviamente in queste situazioni vengono affrontate nel periodo immediatamente successivo a quello dell'allestimento dei campi.